Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Oggi apriremo insieme la scatola di un gioco che non potevo lasciarmi sfuggire. E forse quelli di voi che hanno visto il video del centesimo video sul canale potranno immaginare anche il perché. Sto parlando ovviamente di Vampiri Masquerade Vendetta. Sì, anche io ho giocato ai live di Vampiri e mi divertivo da matti ad impersonare un vampiro brucia. Sì. Ovviamente potevate anche immaginarlo da come mi vesto. Quindi quando ho saputo di questo gioco non potevo lasciarmelo sfuggire e non potevo neanche lasciarmi sfuggire la possibilità di vivere in una mezz'oretta tutte le emozioni che vivevo giocando a Vampiri. E Vampiri non si svolgeva soltanto durante i live, ma si svolgeva anche sui forum. E proprio quella sensazione di politica voglio vedere se può essere riprodotta anche in questo gioco. Oggi ne scopriremo le componenti e più avanti scopriremo come si gioca. Ma bando alle ciance, sediamoci attorno al tavolo e scopriamo i componenti di Vampiri Masquerade Vendetta. Come sempre partiamo analizzando per prima cosa la scatola, le grafiche molto urbane, mi piace molto l'immagine, mi pare che sia ambientata a Chicago, ma potrei dire una sciocchezza. Vediamo un po'. Allora, Vampiri Masquerade Vendetta, Chicago, la gemma più brillante della corona della Camarilla in Nord America. Il principe Kevin Jackson è salito abilmente al potere dopo una sanguinosa guerra con i lupi mannari e da allora regge saldamente le redini della città. Dietro la facciata degli ali servitori del principe, i fratelli della Camarilla di Chicago tramano in segreto e conducono una guerra per procura con l'intento di detronizzarlo. Vabbè, chi ha giocato a Vampiri sa che fondamentalmente Vampiri è un gioco di influenze, eppure questo sembra che sia un gioco di influenze e bluff. Per l'appunto, Vampiri la Masquerade Vendetta è un gioco di carte asimmetrico competitivo di strategia bluff e deduzione. Gioca nei panni di un astuto vampiro appartenente a uno dei clan disponibili, quindi Brucia, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere o Venture. Chi di voi ha giocato a Vampiri e si ricorda quali sono le caratteristiche di questi clan, me lo scrive in descrizione. Gioca a carte sangue, vabbè, questo è inutile raccontarvelo, poi lo vedremo quando facciamo a che gioco stiamo giocando. Queste sono un pochino le grafiche, molto interessante. Il gioco è della Horrible Guilds, pubblicato da Genos, ed è da, dai, ovviamente 14 anni in su, 3-6 giocatori, mezz'oretta. A rivivere l'esperienza di Vampiri in mezz'ora è una bella cosa. Come sempre il togli Lego. La scatola è molto bella, sempre di quelle un po' porose, la scritta Vendetta c'ha un inserto, pure Vampiri, Horrible Guild. Molto bello, vediamo. Abbiamo un manuale molto ben illustrato, lo vediamo velocissimamente senza soffermarci troppo. Carta di alta qualità, illustrato tanto, nero su bianco, forse si leggerà anche bene, mi dà fastidio che è un po' lucido. Sono 23 pagine. Varianti di gioco, modalità team, credo che si finisca di spiegare il gioco a pagina 17, le altre sono appendici per varianti. Riprendiamo il manuale per stabilire quali sono i componenti. Allora, abbiamo le 7 schede clan. Ok, non mi ricordo i simboli per niente, nonostante vi abbia detto abbia giocato. Questo è un problema, il mio padrone sarà molto contrariato. Questo è sicuramente un brucia, era un brucia, per questo ci riconosciamo tra di noi. Abbiamo le prime fustelle, questi saranno i punti sangue, queste saranno le influenze, sempre per i clan, vediamo, sì. 28 tessere posizione, 4 per ogni clan. Questi sono effettivamente i segnalini sangue. E questi sono i segnalini diablerie. Mi ricordo la diablerie, però non me lo ricordavo bene. Questi sono i segnalini influenza, che in questo periodo
potrebbero essere scambiati per segnalini COVID. Ok, lascio perdere. Questi cerchi sono i segnalini luogo, i token luogo, tessere. Qui abbiamo delle fustelle miste. Oh oh, qua abbiamo perso un'influenza. Ne abbiamo perse due. Questo molto molto male. Segnalino ambizione, non si vede bene, però c'è. Segnalini ritirata, questi con la freccia che curva, e rimango questi con la freccia perentoria. Abbiamo le Ziploc, io amo le signore Ziploc, e abbiamo due mazzi di carte che andiamo ad aprire. Allora, ci sono varie tipologie di carte in questo gioco, dovrei riconoscerle subito. Sono un po' imbarcate, non va bene questa cosa, un po' triste. Guardate di riciclare la plastica. E andiamo a vedere se in qualche modo sono distinguibili. Allora, dico, ci sono 30 carte alleato e 35 vittima, ma hanno più o meno lo stesso simbolo, mentre queste credo che siano le 8 carte reliquia. Sì, sono le 8 carte reliquia. Le riconosciamo dalla chiave. Sono un po' imbarcate, mi dà molto fastidio. Calice di sacco, Valentino, corona del martirio, artiglio di Almut, chiave di Giuda, testi apocrifi di Saragon, occhiali di Cornelius, maschera stigea. Ok, queste saranno le carte clan, sono quelle contraddistinte dai simboli dei clan, vediamo un po' se le trovo. Queste sono le carte, mi sa che queste saranno carte luogo, esatto. Sottopassaggio, Chinatown, Girlfriend Park, Hyde Park, il Blue Velvet sarà un locale, il Succubus Club e il Collare saranno tutti locali. E queste le distinguiamo dal fatto che hanno lo stesso cerchio dei luoghi. E questi saranno le carte vittima o alleato. Vediamo un attimo. Allora, queste in grigio sono le vittime. Abbiamo la povera Ashley. Vabbè, queste andiamo un po' velocemente. Molto belle le grafiche, mi piacciono tanto. Onestamente ci ho giocato troppo tempo fa. Questo sembra Ben Affleck. Ci ho giocato troppo tempo fa a Vampiri l'ultima volta per ricordarmi se questi sono personaggi effettivamente che fanno parte del gioco, ma molti sembrano personaggi famosi in realtà, a parte Ben Affleck ne ho riconosciuto qualcun altro. O avete individuato qualcuno? Fatemelo sapere. Ok, ne ho saltati un po', mi sa che questi poi saranno, vediamo un po', le vittime. Forse non si devono distinguere vittime e alleato. Secondo me queste in grigio e queste qui colorate saranno gli alleati. Vediamolo anche queste molto velocemente, facendo attenzione a tenere tutti i colori insieme. Qui potete anche andare in fast forward. Questo sembra Zingaretti magro. Forse uno dei due fratelli. Ok, lascio perdere. Le grafiche mi piacciono molto, questo sembra Kingpin con la pipa, mi piacciono molto anche come è fatta proprio la grafica, a parte le illustrazioni, molto moderno, molto, molto Apple. Questo sembra Ellen DeGeneres, forse sarà ispirata a lei. Questo è Sean Penn, messo male, ok, e il primo mazzo è andato. Poi vediamo questi altri che sono. Poi ci saranno le carte clan. Queste mi sa che sono le carte clan. Vi ricordo che non mi ricordo per niente quali sono i simboli dei clan, me li dovrò ristudiare. Allora, vediamo di prima dal dorso. Sì, sono i clan, sicuramente. Hanno colori e simboli. Questi forse sono i Malkavian. Malkavian erano quelli scicchettosi, mentre i Brucia erano questi qua anarchici.
vediamola un po' meglio. Allora, queste è inutile vederle molto con attenzione perché forse potrebbero essere un po' di spoiler, però mi soffermo un po' sulle grafiche perché non sono affatto male. Le illustrazioni, e ripeto, le grafiche sono due cose diverse, sono molto molto belle. Non pensavo, infatti l'unboxing sono un po' deciso se farvelo e anche se postarvelo, però quasi quasi meritano molta attenzione queste illustrazioni, sono davvero molto belle. Non mi aspettavo questo livello. Pure i componenti, queste carte sono telate, se potete magari provo, faccio sentire sul microfono. Molto molto belle, mi stanno piacendo veramente tantissimo. Ok, voi potreste andare anche in fast forward, però chi è appassionato di illustrazioni, di grafiche, potrebbe averne un bel riscontro da questo gioco. Secondo me apparecchiato, nonostante non ci siano miniature, rende davvero moltissimo. E questi sono i componenti di Vampiri Masquerade Vendetta. Questo gioco mi ha davvero sorpreso, grafiche veramente incredibili, illustrazioni superbe. Mi ha fatto venire voglia di tornare a giocare proprio a Vampiri, in live che facevo truccato, vestito male, vabbè, non che ora sia vestito molto meglio. A questo punto davvero non vedo l'ora di provarlo e intavolarlo, anche se sarà difficile visto le convergenze in cui viviamo in questo periodo. Magari mi ingegnerò per giocarlo da solo, provarci a giocare online. A questo punto però mi aspetto di sapere voi cosa ne pensate di Vampiri Masquerade Vendetta, se vi interessa, non ci avete giocato, se vi ricordate tutti i nomi dei clan di vampiri e se qui ne manca qualcuno, anche se sono convinto che ne manchi qualcuno, se avete giocato a live, che personaggio eravate, qual era il vostro clan, qual era il vostro livello, io non mi ricordo assolutamente niente di vampiri. Ovviamente vi invito a scrivermelo qui su un commento di YouTube, ma anche su Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter e Facebook, ma anche TikTok, visto che siamo anche lì. A questo punto non resta altro che salutarci e darci l'appuntamento, sempre qui, sempre a Roundtable, per vedere come si gioca Vendetta. Ciao a tutti!